aspettavo così. Non lo immaginavo, ma la pace che c'è fa sballare anche me. Il mio cuore ora sa. Mi è venuto caldo. Anzi, spalanca. No, allora, anche qui c'è molta confusione. Io ti posso noleggiare un po', mi fa troppo ridere. C'è molto confusione anche qui. Allora, alcune donne. Senza se, era tanto lo sai che la sognavamo, ma quanto è meglio così. Sono andato a chiamare quello del Fab da aiutarmi per mettere sul plastico di Gerusalemme sul tetto del tempio. Siccome da solo non ce la faccio, ha detto che viene subito. Lui è Andrea, il nuovo gestore del pub a fianco che si chiama 04, che ha avuto un restyling con una bella luce e sta facendo sempre che passa, ce lo sta muovendo bene. Lui è stato carino perché ha detto che aderirà con, se ci sarà bisogno di più spazio, perché le persone possono fare parte comunque di questo festeggiamento di San Valentino, mette a disposizione il pub con tutti poi i suoi cibi, le bevande, quello che uno vuole consumare quella sera lì. Ho approfittato di lui perché ho bisogno di un aiuto per mettere sul plastico di Gerusalemme sulla struttura del tempio. Allora ti spiego. Sì. Qui ci sono due legni che tu prenderai di qui. Grazie. Grazie a te. E ci vediamo presto. Ci vediamo sicuramente la serata del San Valentino. Va benissimo, tanto noi per San Valentino non facciamo, diciamo, che cene, anche perché dai, non è certo. Uno porta amorosi in un pub. No. Cioè, ci sono le partite, magari qualcuno verrà a vedere le partite, però non penso che sia tutto sto frullo, diciamo. No, ma infatti io anche, diciamo, nella mia cosa, non è un San Valentino rivolto al solito icona, facciamo anche il live su YouTube. Ok, ok. Ovviamente, per cui... Magari lo seguire da di là se dai voi. Va bene, grazie, ciao. Ciao. Ciao, buona serata. Buona serata. Ottimo. Adesso devo posizionare. Fa sballare anche me. Il mio cuore ora sa. Volare lontano. Con la pace del cielo. San Valentino era una star. C'è, che è un momento del caso. Dimenticavo di dire che mi ha telefonato Tondini e ha detto che ci sarà la sera di San Valentino e reciterà la poesia di Alda Merini. Mi ha fatto un grande favore perché, conoscendo la sua timidezza, l'ho ringraziato al cubo, però mi ha promesso che ci sarà. C'è, forza canta anche te. C'è, che è un momento del caso. C'è, senza mai senza sé.